L'ultimo punto riguarda il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, l'omosessualità, il profilattico. Veniamo invece adesso un pochino di più al corpo di questa intervista. Ecco, per le seconde due domande mi sono state presentate diverse sottolineature. Un'idea è quella dei preti che dovrebbero avere una famiglia, come gli ortodossi. Così sia la famiglia avrebbe una guida buona, si spera, insomma, e anche il prete stesso avrebbe maggior modo di evangelizzare, sperimentando tutti i tipi di amore, non solo quello dell'amicizia, della comunità, ma anche quello della moglie e dei figli. Mi dicono anche il fatto che certi ecclesiastici non rientrino pienamente nel loro sacramento e mandato, sfruttandolo solo per sé o non seguendolo proprio. Inoltre manca da parte delle persone a volte la consapevolezza del fatto che la Chiesa non dia dogmi, imposizioni, limiti ai propri desideri e guida a farli meglio, a capire cosa non è buono per me. Inoltre anche il rito della messa è un po' troppo rigido, troppo legato a chi gestisce la liturgia, non rimane molto coinvolta l'assemblea. I fedeli sono quasi come spettatori, anche sentendo la voce di Dio e creando un bel clima di preghiera. Se ci fosse partecipazione attiva sarebbe meglio. Io che faccio il chirichetto o sto dietro i bimbi del catechismo mi sento attivo anche quando non animiamo noi la messa. Invece mi annoierei un po' senza tutto ciò. Sarebbe bello che domenica per domenica si scegliessero dall'assemblea persone che leggano, che facciano le preghiere, raccolgano le offerte. Inoltre il coinvolgimento è limitato anche dall'ignoranza delle parole della liturgia. Per esempio, il mio e il vostro sacrificio. Che sacrificio? L'essere qui a messa, no? Cioè per alcuni effettivamente può essere uno strazio. Inoltre nella messa può annoiare anche il fatto che ci siano letture lunghe. A volte sono brevi brevi, a volte invece sono lunghe lunghe. Ci vorrebbe un'attenzione anche da parte di chi fa il calendario liturgico che inserisca sempre letture brevi, proprio perché si possano gustare di più. Se sono brevi le ascoltiamo e si meditano, eccetera. Se sono lunghe ci si perde e non si colgono nemmeno le prime parole. E inoltre a volte le letture si ripetono anche nel giro di pochi giorni. Un ragazzo mi fa presente che la Bibbia venga presa da parte della Chiesa troppo alla lettera, perché mi dice sono state scritte più di 2000 anni fa, io aggiungo anche di più, l'Antico Testamento ancora più vecchio, i primi scritti, la Genesi, l'Esodo, risalgono proprio all'epoca dei miti, e quindi mi dice portano una mentalità differente e sono racconti di cui è difficile verificare la veridicità. Quindi secondo lui bisognerebbe considerare la Bibbia più come un testo storico che religioso, perché vengono raccontati fatti che non sono successi, oppure fatti che venivano considerati sorprendenti a persone che erano ancora arretrate dal punto di vista scientifico, ma che invece sono facilmente spiegabili senza ricorso di divinità o miracoli. Gli pare quindi insensato fondare una religione su un libro che potrebbe non avere nessun legame con la divinità. Come dicevo prima, alcuni racconti della Bibbia sono appunto miti, quindi non sono fatti realmente accaduti, quindi non vanno assolutamente interpretati in senso letterale, perché per esempio il diluvio universale, la creazione del mondo in 6 giorni, la creazione di Adamo ed Eva, la maledizione del serpente che prende a strisciare per aver tentato Eva, sono tutti fatti non accaduti e che assolutamente non sono da prendersi alla lettera, ma nel loro significato spirituale, nel loro senso, nel messaggio che trapela dalle parole della Bibbia, che sono parola di Dio, anche se scritte da uomini. Però certamente non si può tenere come veridicità scientifica perché all'epoca non c'erano conoscenze. Quindi non è un libro assolutamente di scienza la Bibbia, tutto il contrario. Infatti la Chiesa in passato è stata molto severa su questo, ma poi si è ricreduta e ha smesso di considerare la Bibbia un testo scientifico. Ecco quindi che va considerato tutto il messaggio biblico come parola di Dio, non come scienza, non come appiglio per avere risposte a dubbi e crisi esistenziali, ma semplicemente per modo di dire, ma come Dio stesso. E quindi a me può comunicare una cosa, a un altro può comunicare un'altra. Ed è questo il rapporto che ci fa entrare poi in contatto con Dio, fa creare questo dialogo, e allora è lì che poi viene la fede, viene la preghiera, viene la risposta alle domande, eccetera. E viene anche poi la capacità scientifica di scoprire ciò che c'è nel mondo con il metodo scientifico, con gli esperimenti, eccetera. Proprio perché la scienza ci permette ancora di più arrivare a capire cosa ha creato, come funzionano le cose. Assolutamente essere uomini di scienza non è essere uomini senza fede, ma tutto il contrario. Appigliarsi alle veridicità scientifiche è anzi rafforzare ancora di più la fede. Su questo infatti qualcun altro mi scrive che la Chiesa viene vista come una risposta alle domande dell'uomo, ma ormai non deve essere così, perché non siamo più arretrati
scientificamente? Questa risposta alla mia domanda non la ritengo corretta, perché chiesa e scienza vanno d'accordo, dicevo. Pertanto se qualcuno pensa così sbaglia, però mi fa capire come l'atteggiamento della chiesa effettivamente lasci intendere questo. Mi è stato detto anche che la chiesa non coinvolga molto i giovani con attività anche fuori dalla catechesi e dai momenti di preghiera, per esempio giocare a ping pong, biliardino, palla, chiacchierare. Mi scrivono, da parte degli ecclesiastici forse servirebbero più proposte di iniziative e magari anche più coinvolgenti, perché anche chi ha tanta fede a volte partecipa solo per la spiritualità della cosa, ma non per la voglia di per sé. E qui si ritorna alla scritta sul muro di prima. Inoltre mi è stato detto che dalla parte dei fedeli serva più impegno e volontà di mettersi in gioco. L'ultimo punto di queste due domande riguarda i temi più scottanti, quelli su cui la Chiesa è sempre molto più dura e severa. Divorzio, l'aborto, l'eutanasia, l'omosessualità, il profilattico, eccetera. Ecco, la Chiesa non può cambiare la sua testimonianza di verità del Vangelo, la parola di Dio, ma può e deve cambiare mezzi di comunicazione. Può dire i perché delle posizioni che prende, può guidare le scelte degli uomini e delle donne, può dare sostegno alle fragilità, alle crisi, ai difetti di una persona, ma deve lasciare liberi. La Chiesa deve essere aperta perché Dio ama tutti, così anche la Chiesa deve essere, creando così un dialogo con il mondo. Ripeto, parlo di Chiesa, ma non vuol dire per forza la Chiesa del Vaticano che dà leggi, regole per noi credenti, per noi cattolici, ma la Chiesa siamo noi, uomini di fede, più o meno importanti e famosi, che aiutiamo e guidiamo le situazioni del mondo con l'aiuto dell'occhio di Dio, così che aiutiamo con successo anche chi non crede, ma ugualmente si sarà sentito aiutato.